Ragazzi, benvenuti in questo video. Parliamo della questione Neymar perché nelle ultime ore il futuro del calciatore brasiliano si è arricchito di una nuova pagina molto molto interessante. Il mondo deportivo ha riportato le quattro possibili destinazioni che Neymar prenderebbe in considerazione una volta lasciato il Paris Saint-Germain, oltre ovviamente il Barcellona. C'è il Real Madrid, la possibile destinazione numero uno se il Barcellona non riuscirebbe a completare il ritorno di Oney. C'è il Manchester United, c'è il Bayern Monaco, c'è clamorosamente anche la Juventus. La priorità del calciatore è quella di tornare al Barcellona. Un Oney 2.0 è l'obiettivo del calciatore perché comunque ritrovare Messi, ritrovare Suarez, trovare un nuovo compagno come Antoine Griezmann, formare un poker d'assi sicuramente che in Europa non avrebbe eguali. Questo è l'obiettivo del calciatore, tornare al Barcellona per essere di nuovo competitivo all'interno di un campionato, tornare sicuramente a essere competitivo anche in Champions League, dove con il Paris Saint-Germain ha collezionato due eliminazioni agli ottavi di finale, una per mano del Real Madrid, una per mano invece del Manchester United. Però comunque nella seconda, diciamo, occasione Neymar era anche infortunato. Nella prima invece saltò, giocò l'andata contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, saltò al ritorno per infortunio. Ecco, i tanti infortuni sicuramente non hanno sicuramente lasciato scampo in questa esperienza parigina. Neymar vuole anche cambiare aria perché in questa esperienza biennale a Parigi ha sicuramente trovato troppe difficoltà, troppi infortuni che le hanno sicuramente ostacolato il suo percorso di crescita al Paris Saint-Germain. 2 anni dopo aver speso 223 milioni, il Paris Saint-Germain si trova di fianco, sicuramente davanti ad un bivio: tenere Neymar scontento, sicuramente un problema per lo spogliatoio, oppure venderlo. Però la destinazione, la priorità del calciatore è il Barcellona. Però il Barcellona a sua volta non vuole spendere, non vuole investire una cifra pari a 250 milioni, che è la richiesta minima del Paris Saint-Germain in questo momento per vendere Oney. Quindi cosa siamo arrivati? Siamo arrivati ad una trattativa che è arrivata alla ultimissima offerta, il cartellino di Coutinho, il cartellino di Rakitic, più anche 40 milioni. Questa è l'offerta recapitata al Paris Saint-Germain dai Blaugrana. Comunque sarebbe un'offerta molto, molto, diciamo, dispendiosa per quanto riguarda il Barcellona. Però nelle ultime ore il mondo deportivo ha riportato, soprattutto perché c'è questa grossa difficoltà da mettere in piedi una vera trattativa con il Barcellona, altre quattro possibili destinazioni che il calciatore avrebbe fatto all'agente, cioè il padre proprio di Neymar, quattro possibili destinazioni che potrebbero gradire sicuramente, che potrebbero gradirgli per il suo futuro. Abbiamo detto c'è il Real Madrid, Perez farebbe carte false per averlo ai Blancos, cioè sicuramente lo vuole dai tempi del Santos, però un'opzione sicuramente difficile anche al Real Madrid oggi perché il Real ha appena effettuato un investimento importante per portare in Merengues, per portare in Blancos ed Eden Hazard. Quindi sicuramente è difficile che oggi il Real possa fare un investimento così importante per portare in Blancos Oney. C'è il Manchester United che però il prossimo anno non giocherà la Champions League. C'è il Bayern Monaco che però sta vivendo sicuramente un periodo di, forse di ricostruzione in casa Bayern Monaco dopo gli addii di Robben e di Ribéry. C'è anche un periodo di ricostruzione in Baviera. E c'è la Juventus, forse la destinazione più gradita in questo momento, soprattutto perché dopo gli arrivi di Cristiano Ronaldo e di De Ligt è una squadra sicuramente capace di poter giungere fino in fondo in Champions League. E poi darebbe anche la possibilità di lottare per lo scudetto in un campionato sicuramente con più stimoli rispetto alla Ligue 1. E quindi ecco che la Juventus potrebbe essere la destinazione gradita dal calciatore, una possibile coppia Neymar-Cristiano Ronaldo. Stiamo ovviamente parlando di una trattativa che non è ancora partita e forse non partirà neanche mai, però questa indiscrezione fa sognare i tifosi juventini. Un possibile approdo di Neymar alla Juventus all'Allianz Stadium quest'estate oppure fra 12 mesi. Ecco, volete sapere la mia opinione? Secondo me Neymar Juventus è un'operazione che si potrebbe fare
tra 12 mesi, perché la Juventus ha già sicuramente effettuato un colpo, il colpo de Ligt, 85 milioni tra i 75 spesi mandati all'Ajax, dati all'Ajax, e i 10 dati a Raiola per l'operazione. Sono 85 milioni, sicuramente un'operazione molto molto costosa, onerosa per le casse juventine. Fare un'altra operazione così onerosa con il Paris Saint Germain per mettere in piedi una trattativa per Neymar sicuramente sarebbe molto molto complicata, però la mia opinione è quella che tra 12 mesi questa operazione si potrebbe anche effettuare. Sicuramente è una questione che terrà banco fino alle ultime ore di calciomercato. Secondo me però Neymar rimarrà almeno per questa stagione ancora al Paris Saint Germain, per poi aprirsi sicuramente una vera e propria asta la prossima estate, con nella quale Neymar potrebbe sicuramente lasciare il Paris Saint Germain. Io ovviamente vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.